Buonasera e benvenuti all'ultima puntata di Uomini di Dio. Questa sera il nostro ospite è Don Romano Zanni, vicario episcopale per la carità e le missioni e superiore dei Fratelli della Carità. Buonasera Don Romano. Buonasera a te. Allora Don Romano, la prima domanda che faccio riguarda la carità che spesso la confondiamo con l'elemosina. Che differenze ci sono tra queste due cose. La carità è, comporta anche l'elemosina perché la carità è attenzione all'altro, al suo bisogno, alle sue esigenze, eccetera. Ma la carità più che un fare è un essere, uno stile di vita. San Paolo nella lettera ai Corinzi, quando parla della carità fa una cascata di 15 verbi dove non appare mai il fare, ma l'essere, la pazienza, la magnanimità, la tolleranza, il, saper, il non essere invidiosi e così via. Quindi la carità è prima di tutto uno stile di vita, è un modo d'essere della persona caritatevole. Ecco, sempre riguardo alla, car alla carità, una, una comunità cosa può fare per portare avanti la carità? La comunità cristiana deve comprendere che la carità è un elemento essenziale alla sua vita. Benedetto XVI, nella Deus caritas est, dice che la comunità cristiana non può eh, trascurare la carità come non può trascurare l'annuncio della parola e l'amministrazione dei sacramenti. Ne fa una triade che si sostengono a vicenda. Una triade che, di cui nessuna delle tre può essere eh, cassata, può essere eh, trascurata. Insieme al Vescovo Adriano lei è tra i fautori del, del Granello di Senapa. Di cosa si tratta? Il Granello di Senapa è stato un l'idea di fare un coordinamento per poter andare nelle scuole, nelle parrocchie o là dove. E si è invitati a parlare di quei temi che sono particolarmente importanti e urgenti, che possano aiutare soprattutto i giovani ragazzi a responsabilizzarsi eh, nei confronti degli stili di vita, nei confronti, per esempio, della, delle armi, dell'uso dell'abuso dell ecco, di sostanze oppure anche. Eh, per imparare una, un modo di vivere partendo anche dalle realtà, informando quindi su, eh, per esempio, gli squilibri economici, macro o microeconomici, eccetera, per aiutare i giovani e soprattutto entrare nelle scuole e portare una parola di come dire, diversa da quella che i ragazzi comunemente ascoltano. Ecco, lei è stato anche eh, direttore del Centro Missionario Diocesano. Oggi cosa significa essere missionari? Beh, indubbiamente essere missionari eh, oggi bisognerebbe leggersi bene l'Evangelii Gaudium. Mi pare che il Papa Francesco ci abbia dato degli input molto, molto belli e significativi. Missionarietà non vuol dire solo curarsi... Delle missioni tradizionali, diciamo, dove la diocesi è impegnata, Madagascar, Brasile, India, Albania, Ruanda, Kosovo, dove effettivamente lavorano delle persone della nostra diocesi o amici correlati, ma vuol dire portare il Vangelo e portare il Vangelo oggi è estremamente importante e urgente nel nostro territorio. Quindi, Missionarietà è, nasce dal battesimo, perché ogni battezzato è un missionario e non ha bisogno di attraversare i mari per annunciare il Vangelo. Quindi è legata al battesimo e quindi missionarietà è una vita che testimoni che Dio ci vuol bene. Ecco, rimaniamo sempre sul tema delle missioni, sul tema attuale dei migranti. Eh, Papa Francesco eh, interviene spesso su, questa, su questo dramma. Secondo lei, quali sono i percorsi di accoglienza più, più, più riusciti? Beh, intanto va detto che il problema migratorio è un problema grande, ma è un problema antico. Ci sono sempre stati i migranti. L'Italia è stato un paese di migranti. Un, solo una nota è agli inizi del secolo. Ad arrivare alla fine della Prima Guerra Mondiale sono usciti 13 milioni di italiani su 33 milioni di abitanti. Eh? Teniamone conto questo. La gente questi dati tante volte non li conosce. E i, I percorsi più riusciti in diocesi, mi riferisco, sono stati quelli dei canali umanitari. Ecco perché si è evitato il rischio di morire in mare, di subire tutta quella sorte di vessazioni, di violenze, di persecuzioni che questi migranti subiscono durante il viaggio. E devo dire che a Reggio sostanzialmente l'accoglienza è stata positiva, e a Reggio mi pare che possiamo essere anche dico abbastanza sereni ecco su questo tema, però ripeto l'accoglienza migliore è quando noi distribuiamo questi eh, fratelli sul territorio permettendo nelle, di vivere nelle piccole comunità in gruppetti di 3, 4, 5 in modo da facilitare la loro integrazione. Ecco Don Romano parliamo ora della sua vocazione, come è nata? Ma la mia vocazione è nata in seno alle case della carità. Ero un ragazzo di 16-17 anni che ho incontrato la casa della carità di Villacella, ho cominciato a frequentarla e mi sono sempre più coinvolto fino a comprendere che questa era la strada che il Signore mi indicava. Poi all'interno di questo cammino nelle case... Ho maturato la vocazione missionaria, anche se, ripeto, è la vocazione di ogni battezzato, ma quella specifica diciamo ad, ad extra, ad uscire. Per cui sono stato otto anni in India, ho lavorato sei anni nel campo della lebra, curando i lebrosi, un'esperienza straordinaria direi, e poi il cammino, dopo otto anni sono rientrato. Sono diventato prete per desiderio mio, ma soprattutto di Don Prandi e del vescovo Baroni e li ringrazio perché sono molto contento di essere prete e, e così poi ho fatto il mio cammino qui in diocesi. Ecco, eh, ci ha parlato delle case della carità. Lei per vent'anni è stato superiore generale delle case della carità. Attualmente però abbiamo una crisi di vocazioni. Lei cosa, cosa ne pensa? Ma io credo che siamo in una crisi generale, non solo le case ma un po' tutte le congregazioni stanno ritraendosi dalle opere perché non hanno più le forze. Indubbiamente è un momento di sofferenza, di difficoltà, è un, però è anche una sfida, è anche un'opportunità che ci è data perché... È il momento anche di riflettere, di rigenerarsi, di non rimanere inchiodati sul si è sempre fatto così e quindi è anche una provocazione molto forte e un'opportunità per un rinnovamento profondo. Ha accennato a Don Mario Prandi, che ricordo ha di, del fondatore delle case della carità? Beh, qui si vorrebbe una serata intera, eh, ecco. Però è indubbiamente una persona che aveva una grande fede, questo è indubbio, una persona che aveva una grande passione per la Chiesa. La casa della carità non sono, non appartengono a nessun'altra che alle parrocchie stesse, perché nascono dalla parrocchia e questa è stata l'intuizione geniale, direi, di Monsignor Prandi che ha anticipato è il Concilio Vaticano II, l'idea di popolo di Dio al cui interno si esprimono un po' tutte le vocazioni e al cui interno appunto la carità diventa un elemento essenziale alla vita stessa della parrocchia. Ecco Don Romano, parlando un attimo con lei, ascoltandola, non ho potuto non notare che la sua forte propensione verso quelli che noi chiamiamo sempre gli ultimi. Qual è la felicità di andare incontro a queste persone? Prima ci parlava dei lebrosi. Beh, la felicità è, è legata eh, al dono. Noi siamo un popolo infelice perché siamo egoisti, perché educhiamo i bimbi a, a pensare solo a loro stessi, perché non siamo capaci di educare alla gratuità. Papa Paolo VI nella famosa lettera sulla gioia cristiana ce ne dà un saggio bellissimo e la conclude quella lettera con questa frase, in Dio tutto è gioia perché tutto è dono. Non c'è gioia se non c'è dono, non c'è gioia se non c'è gratuità. Gioia, dono, felicità. Lei è un prete felice? Molto. Troppo. Allora, siamo praticamente in conclusione. Questa, come ho detto all'inizio, è l'ultima puntata di Uomini di Dio. Eh, ci stiamo prestando a vivere l'estate. Che saluto vuol dare al nostro pubblico? Beh, l'estate è sempre una grande occasione. Io riprenderei una parola. Che si usa poco oggi, quando noi andavamo a scuola c'era la ricreazione che aveva un bel significato, voleva dire creare di nuovo, ricrearsi. Ecco l'augurio è che l'estate non sia solo un tempo di riposo, gioveroso, giusto da gustare, ma non deve essere un tempo di dispersione. Eh, mi pare che sia saggio che chi va in vacanza si doni, si regali, eh, un tempo di rigenerazione spirituale. Che vuol dire la buona lettura, che vuol dire un po' di preghiera, che vuol dire permettere allo spirito di recuperare quella dimensione contemplativa che durante tutto l'anno lamentiamo di non averne il tempo. Diciamo che non abbiamo tempo, po glom lo, per, lo disperdiamo. Quindi l'augurio è ricreiamoci davvero, facciamoci un cuore, uno spirito nuovo, per ritornare poi al lavoro ricreati, rigenerati, capaci di uno sguardo anche sul lavoro, sulle fatiche, sui problemi, e rinnovato appunto nella luce, nella sapienza dello spirito. Ecco, ci ha parlato di ricreazione, di ricrearsi come in questa stagione estiva possiamo ricrearci? Eh, ho detto prima che ehm, manca una certa educazione e formazione alla gratuità, per cui un modo per ricreare è appunto quello di fare opere di bene, trovare qualcuno, andare a, a fare un servizio, si è in città, c'è tempo, c'è la mensa Caritas aperta tutti i giorni. Ci sono le case della carità dove è sempre possibile entrare senza nessuna strutturazione, ad esempio. E ci sono tante persone sole, anziani, abbandonati a loro stesso. Questo è un modo di rigenerarsi e di trovare la gioia. Bene, grazie a Don Romano, grazie per questa chiacchierata con noi. Uomini di Dio finisce qui. E diamo appuntamento alla prossima stagione, sempre su Telereggio. Grazie a tutti, e buona estate. Grazie a voi e agli ascoltatori.